con il presidente del Parco Delta del Po Veneto, Moreno Gasparini, nonché sindaco di Loreo, per parlare di questi progetti green, determinati anche dal fatto che tanti soldini, si parla di 25 milioni, arriveranno appunto dal Recovery Fund proprio per il nostro Delta. Lei tra i primi è stato uno dei sostenitori di intensificare e rivedere la ferrovia Verona-Chioggia, perché potrebbe dare effettivamente delle grosse opportunità per il nostro turismo. Bene, intanto buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questa opportunità. Un argomento che secondo me è fattibilissimo. Oggi più che mai ci sono volontà, idee e direi anche, visto che abbiamo parlato prima di economie, cioè di soldi, ci potrebbe essere veramente lo sviluppo e il realizzo, come si suol dire, di questo asse Verona, cioè lago di Garda e Delta del Po. Perché? Perché la tanto rinomata scadente linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, io la riterei scadente, Chioggia-Rovigo-Verona, perché non è che da Rovigo a Verona si fanno i 300 all'ora in treno. Più o meno le linee sono così lente lo stesso, sono nei loro problemi lo stesso, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi ai clienti, che anche sulle tempistiche stazione per stazione per arrivare a... L'idea era quella, che non è assolutamente nuova, perché ne parlammo anche qualche settimana fa con la Regione, come proposta anche turistica, perché potrebbe essere tranquillamente, attraverso il recovery, attraverso questa parte di potenziale spesa, potrebbe andare proprio veramente sulla linea ferroviaria. La nostra area da Rovigo a Chioggia senz'altro ne ha bisogno di un potenziamento di quella linea lì, ha bisogno di non buttare via soldi, ma ha bisogno di comunque di potenziare la linea, renderla più dinamica, renderla più veloce, al giusto costo, perché non è che io sia qua a dire devono mettere i treni elettrici, fare 300 all'ora, portarmi in 30 secondi a Verona, non ho detto questo, direi che di fare comunque un progetto graduale che possa essere quello che è mirato comunque e accattivante, che possa attrarre quell'offerta, quella domanda turistica che da Verona città possa arrivare nel Delta del Po attraverso la linea ferroviaria e non su gomma, con la propria bici. Io immaginate la famiglia di 4 persone oppure il gruppo di amici che adesso la bici sta prendendo piede a livello mondiale, vedi il discorso che ho fatto prima del dopo Covid, ma anche la passione verso l'ambiente si è accentuata con una consapevolezza che oggi più che mai a livello planetario ha preso piede sotto il punto di vista proprio di consapevolezza del vivere la vacanza oggi. Detto questo, visto che le condizioni ci sono, noi potremmo creare le altre condizioni, che sono quali? Quelle del servizio di portare i turisti da Verona e non solo, ma tutta quell'asse lì ferroviario, portarlo sul Delta del Po. Certo è che aumentare il flusso turistico attraverso questo sistema, attraverso questo pacchetto, attraverso questo progetto, perché bisogna partire da un progetto di riqualificazione della linea ferroviaria, si possa avere comunque senz'altro, io credo, un incremento di turisti. Il progetto Vento, che sarebbe quel progetto, quella pista ciclabile da Torino a Venezia, passerà per il Delta, come è messo? Cioè, sta andando avanti, le infrastrutture sono quasi terminate? Sotto il punto di vista di pensiero, il progetto Vento è un'altra opportunità che dobbiamo cogliere al volo, è una bandiera internazionale sotto il punto di vista di immagine, perché il progetto Vento è un progetto del Politecnico di Milano che va a ricondurre Vento e Venezia-Torino e porta il cicloturismo attraverso questi due grandi assi che sono la cultura di Venezia e la macroarea di Torino. Quindi sotto il punto di vista di immagine è anche questo da sfruttare, perché senz'altro la parola Vento sotto il punto di vista turistico e cicloturistico avrà una risonanza internazionale, comunque europea. Io credo adesso sono a buon punto, perché ogni anno il Politecnico fa una relazione sui lavori fatti e sui percorsi già realizzati e ciclabili per poi arrivare a Venezia. Siamo al punto ormai nelle nostre aree, la nostra area viene parzialmente, quella dell'area del Delta del Po viene parzialmente toccata attraverso Portoviro, Loreo, Rosolina e Chioggia per arrivare poi fino a Venezia, e anche lì noi dovremo sfruttare bene, essere intelligenti e sfruttare bene che quando quei turisti in bicicletta passeranno da queste parti si troveranno a portata di mano dei pacchetti turistici accattivanti e interessanti che seguiranno e presenteranno un po' quello che è il nostro brand del Parco Delta del Po, in modo che possano non per forza rimanere dentro
alla linea gialla dell'avvento, ma possono dire bene, se anche arrivo a Venezia il giorno dopo, due giorni dopo, mi vado a vedere in bicicletta, visto che qui ci sono, mi vado a vedere il Delta del Po, che è fatto di tante belle peculiarità che passano dalla biodiversità del nostro mare, delle nostre lagune e dei nostri spazi aperti, fino alla cultura con il museo e l'enogastronomia. Presidente, la ringrazio, grazie, naturalmente buon lavoro, ottima questa idea green del nostro parco. Ci proveremo e faremo di tutto. Grazie ancora. Grazie a voi.